Signore santo e degno di sovrana lode, di essere continuamente adorato, onorato in spirito e verità, così come tu sei. Alleluia, gloria al tuo nome. A te vogliamo elevare la nostra lode, il nostro canto, la nostra preghiera, ogni cosa dall'altare del nostro cuore, e offrirti il suave profumo, alleluia, a te tanto gradito, alleluia, dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti, nel nome e insieme a Gesù, che con te lo onoriamo oggi e sempre, in eterno. Amen.
ecco, se vogliamo leggere nel capitolo 1 dell'Apocalisse, dal versetto 4, Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti ed il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e Laodicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura d'oro al petto. Il suo capo ed i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, ed i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli acuta, ed il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo ed il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. Ed ho le chiavi della morte e dell'Hades. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Amen, amen, fin qui. E allora, il Signore, vedete, anche questa sera, quante ore ce l'ha fatto leggere per questo capitolo? Alleluia, ha voglia, alleluia. E allora, ma quello che il Signore mi ha fatto sentire, vedete, è una, in una maniera particolare. Sapete che cosa? Gloria a Dio. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia. Amen. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Alleluia. E allora, noi vediamo che apparentemente potrebbe sembrare una cosa, cioè un qualcosa di unico per quanto riguardava i sette anziani, i sette angeli delle chiese, e che riguardava loro. Invece guardate quello che il Signore mi ha dato da capire. Per dire, allora, apparentemente potrebbe sembrare che il Signore abbia ordinato a Giovanni di scrivere l'Apocalisse, le lettere, e mandarlo a questi anziani, gli angeli delle chiese.
E allora, il Signore invece mi ha dato da capire una cosa nuova, meno per me, che per quanto riguarda le lettere personali, come il Signore ci ha detto anche qualche altra volta, sì, quelle erano cose, diciamo, fatte scrivere da Gesù a Giovanni per ogni singolo anziano. Amen? Alleluia. E allora, invece, l'Apocalisse, tutto il libro, non è stato, vedete, scritto perché rimanesse, e allora, di proprietà di ogni singolo anziano. In poche parole, ogni singola lettera era di proprietà di colui che la riceveva, del destinatario. Amen? Quindi lui se la poteva anche tenere, dice: Signore, ma manda a me, l'ha mandata a me, io ma di nuovo. L'Apocalisse invece, l'Apocalisse invece, il Signore gliel'ha mandata perché, ma non a loro perché erano loro in quel momento i pastori di quelle chiese. Amen. E allora, per farvi capire, e così capisci meglio proprio, mettiamo il caso che un presidente di una nazione mandi al nostro presidente della nazione, no? Presidente dello Stato, una lettera personale, mi state seguendo? È un documento che riguarda la nazione italiana. Amen? Mi capite tutto? Mi state capendo tutto? Gli arriva nella stessa busta, per dire. Però sono due cose diverse. Una lettera che lui ci dice: ecco, io mi congratulo con lei, signor Presidente, lo saluto, anzi colgo l'occasione per salutarla, insomma, mi congratulo del compito che lei sta svolgendo in una maniera eccellente, guardate, no, se mi viene in giro a vicenda. Allora, e quindi, è quello se la potrebbe tenere per sé. Il documento, invece, che riguarda lo Stato, l'Italia, allora il Presidente della Repubblica non se la può buttare a casa, non se la può tenere, allora la deve lasciare lì. Amen? Quindi la deve lasciare lì, perché è un documento che si deve conservare, perché quello riguarda colui che l'ha mandato, è la nazione. Amen? Quindi, diciamo, colui che l'ha mandato, l'ha mandato perché rimanga questo documento per l'Italia, in modo tale che nel tempo loro vedano che, per esempio, se è stato il presidente della Francia, dici: guarda, nell'anno tot così 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 il presidente della Francia ha mandato questa lettera, questo documento al capo dello Stato, ma che riguardava l'Italia, non lui personalmente. Allora sono documenti che rimangono lì. Quando, seguite attentamente, quando, diciamo, fanno nuovamente poi le elezioni e c'è un altro presidente, non c'è più il presidente che c'è oggi, il capo dello Stato di oggi, il presidente della Repubblica, no, ce n'è un altro, allora noi che cosa vediamo? Che
Allora, quel che cosa fa? Quel presidente nuovo, il capo dello Stato nuovo, come quello che c'è per ora, lui ha a portata di mano le lettere e i documenti che, di quelli che sono stati prima di lui. Sono riuscito ora a farmi capire? Quindi sono sempre lì. Ora l'Apocalisse, il Signore l'ha mandato al Quirinale, dice intestato a quello, perché per esempio presidente della Repubblica, cose così così, però perché l'Apocalisse, allora qui il Signore ha mandato l'Apocalisse alla Chiesa, però indirizzandola all'angelo della Chiesa, della Chiesa, per esempio di Efeso. Amen, gloria a Dio. Quando vedete l'angelo della Chiesa, ecco l'anziano della Chiesa di Efeso, come pure quelle di Smirne, lì, di Filadelfia, di Atira, Bergamo, insomma, e così via. Quando questi sono morti, sono andati col Signore, l'Apocalisse è rimasta sempre in quella Chiesa. Amen. Mi capite? Non è che dice guarda, il Signore l'ha mandato a me. Alt. Il Signore ha mandato a te la lettera, ma l'Apocalisse l'ha mandata alla Chiesa. Quindi è un documento che deve rimanere nella Chiesa, in modo tale che i successori anziani si ritrovino sempre questo testo, questo libro. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Perché infatti tant'è vero che il Signore non diede la spiegazione del contenuto dell'Apocalisse, perché non lo mandò all'angelo della Chiesa, ma alla Chiesa. Amen. Vedete, cose che noi magari abbiamo fatto un po' di confusione, perché il Signore non ce l'aveva ancora spiegato in una maniera dettagliata. Quindi uno non è che si sofferma lì, ma il Signore questa sera ha voluto precisare, ecco, che sono due cose, alleluia, anche se la stessa cosa, ma sono separate tra di loro. Alleluia. Quindi giustamente ogni anziano che ha ricevuto la sua lettera si guarda bene da tenerla per sé, cioè ometterla, perché ecco, lo Spirito Santo ha parlato, alleluia, amen, gloria a Dio, facendo loro capire che anche le lettere personali devono rimanere, diciamo, nella Chiesa, in modo tale che i successori abbiano sempre questo libro a portata di mano, alleluia. Infatti, guardate, Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, vedete, non Giovanni ai sette angeli, ma Giovanni alle sette chiese. Però siccome in quel momento c'era quegli anziani, allora loro dovevano ricevere e custodire questo libro, perché dice per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. E allora gloria all'Altissimo. Allora Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era, che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe del re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli. Allora, guardate, dici, mi trovai nel giorno del Signore nell'isola di Patmos. E allora, e sentì questa voce, seguitemi attentamente, alleluia, mi voltai, alleluia, mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi, seguitemi attentamente, scrivilo in un libro e mandalo
alle sette chiese che sono in Asia, vedete? E mandalo alle sette chiese, non ai sette angeli. Vedete che parla di chiese? Dice, ma scusa, che c'è le novità che ci può essere? Qual è? E ci sarà. Alleluia. Amen. Alleluia. Perché se il Signore sta precisando questa sera questo, ciò significa che c'è qualcosa di importante. Alleluia. Quindi scrivi e mandalo alle sette chiese. E mandalo alle sette chiese che sono in Asia. Vedete, ad Efeso, guardate, ad Efeso, seguite, vedete, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e la Odicea. Vedete che non ci sono i nomi delle persone? È come se il Signore mandasse una lettera per la Chiesa o una lettera a me personalmente. Allora, se la manda a me personalmente, dice al mio figliuolo Nino De Luca, no? Se la cosa invece riguarda alla Chiesa, allora alla Chiesa diciamo del Radio Messaggio Cristiano, che si chiama Messina. Amen. Allora, quindi quella è una cosa per la Chiesa. Amen, gloria a Dio. Dice ma questo particolare, perché il Signore lo sta spiegando e ha posto questa sera enfasi, alleluia, spero che mi sappia esprimere con parole semplici, in modo tale che piccole e grandi possiate capire. E allora, attenzione, quindi le lettere sono spiegate bene, eccellentemente chiare. Le sette lettere indirizzate ai pastori, lì non c'è da non sono simboliche, lì sono cose che sono scritte chiare. Amen. Gloria a Dio. Infatti vedete, ecco, dice, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere. Vedete, quindi, che riguardano esclusivamente la persona. L'Apocalisse non riguarda esclusivamente la persona, quindi riguarda la chiesa. In modo tale, ripeto, è tanto è vero, vedete, che le cose indirizzate ai pastori sono chiarissime. Alleluia. Che so, guardate, per dirvi, ecco, ma lo leggo, tanto, questa è la prima lettera, dice, ecco, vedete, io conosco le tue opere, la tua fatica, alleluia, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi ed hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato con costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarsi. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fai le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che odi, odi, cioè odiare, come odiare, le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Allora, vedete come la cosa è proprio diretta singolarmente all'anziano, a quel pastore. Alleluia. Quindi il Signore richiamava l'angelo, il pastore della chiesa di Efeso, perché lui ritornasse con quell'amore che aveva prima per l'opera di Dio, per la chiesa, perché dice, sì, io vedo che tu odi a questi tali, però non hai più quell'amore di prima. Alleluia. Quindi per essermi gradito voglio che tu ritorni ad avere l'amore che avevi prima. Alleluia. Amen. Perché, fratelli, guarda, è facile. Perché quanti fratelli e sorelle all'inizio per il Signore sarebbero disposti a dare anche la loro vita?
dopo un po' di tempo invece vedete come hanno perso il primo amore per il Signore, alleluia. Invece il Signore ci vuole sempre con quel primo amore, con quello zelo, amen, gloria a Dio, altrimenti non si può servire il Signore, alleluia. E quindi e così vediamo è quello che il Signore in tutte le altre lettere è quello che il Signore proprio mi ha dato, guardate, pure da capire questo, che poi se ci fate caso il Signore in ogni lettera dice chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò la mangiare della preda. Quindi chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questa è la prima lettera. Amen. E quindi al versetto 7 dice chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La seconda lettera a un altro anziano. Alleluia. Versetto 11. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Vedete, non dice all'anziano, ma alle chiese. E la seconda lettera, guardate, la terza lettera, alleluia, vediamo, versetto 17, terza lettera, versetto 17, che è quella della chiesa di Pergamo, versetto 17, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e sono già tre lettere e tutte e tre il Gesù dice e si rivolge alle chiese. La quarta lettera, quello di Tiatira, vediamo dove è scritto qua, alleluia. Alleluia. Dunque la quarta lettera ha detto sì. Versetto 29. Guardate, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E già è la quarta lettera. Io mai ci avevo fatto caso. Se il Signore non avesse illuminato, non avrei mai pensato. Guarda. Andiamo alla quinta lettera. Andiamo alla quinta lettera. Che sarebbe la chiesa di Sardi, versetto 6. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Alleluia. Poi c'è la sesta lettera. La sesta lettera. Vediamo. E anche qui, allora, che è la sesta lettera è quella della chiesa di Filadelfia, versetto 13. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Insomma, come per dire, parlam sogera, entendem ora. Quindi il Signore parlava con l'anziano, però dovevano essere le chiese ad ascoltare quello che il Signore diceva. Ma le chiese non solo del presente allora, ma anche del futuro. Dice, e perché, gloria a Dio, guardate, è giusto che guardiamo, controlliamo anche la settima lettera, no? Settima lettera, dove? Alla chiesa di Laodicea, quella di Laodicea, settima lettera, versetto 22. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Vedete che tutte e sette lettere hanno questo avvertimento da parte del Signore alle chiese. Dice fate attenzione, io ho parlato con quell'anziano, però ascoltate, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E perché? Gloria, quello che il Signore mi ha dato quindi, da intendere praticamente le chiese allora dell'Asia hanno saputo soltanto, hanno conosciuto, quindi perché il parlare è stato chiaro, insomma non simbolico, la loro posizione davanti al Signore. Il rimanente, alleluia, è tutto simbolico, gran parte simbolico. E allora quegli anziani non ci sono più perché sono trascorsi circa 2000 anni, giusto? Giusto o no? Circa 2000 anni,
perché Giovanni quando l'ha scritto, allora è giusto, quindi circa 2000 anni sono trascorsi. E allora seguitemi, attendete quello che il Signore mi ha dato da capire. Ora vedete perché il Signore sta parlando, sta insistendo sull'Apocalisse e su questi messaggi profondi, a livello veramente universitario. Alleluia. Perché noi stiamo godendo di questi momenti per poter apprezzare la presenza del Signore, perché chiaramente nessuno uomo nella mia portata potrebbe spiegare l'Apocalisse, e soprattutto salendo sul pulpito senza avere una preparazione, quindi affidandosi totalmente e pienamente nelle mani dello Spirito di Cristo. Allora, amen. Allora, però vedete, quello che è di maggiore importanza, perché lo so fratelli che voi avete, tanto non è che dovete sostenere degli esami e quindi dice dovete sapere queste cose. Signore, è come, in poche parole, è come quando c'è un matrimonio, no? Gli invitati godono della gioia diciamo degli sposi e degli intimi familiari, ma non allo stesso livello, è giusto? Ora, ecco, quelli che ascoltano oggi, se effettivamente non si sentono vicini al Signore, intimi con il Signore, è come, vedete, che sono sì, dice, bella gioia, però guardate che gioia che provano lo sposo, la sposa, i genitori degli sposi, ecco, che sono i più interessati. È vero o non è vero? O no? No. Ma la stessa cosa sta facendo il Signore. Allora, io ringrazio Dio appunto perché mi sento parte della famiglia dello sposo, e quindi queste cose mi fanno gioire immensamente. Allora, tante di voi magari sbadigliano e dicono, che ora è? Si sta facendo daddo? Deve andare a tale posto? Deve cattare la cippa? E lascia la cippa a casa. Allora, a Cilogani. E allora, quindi il Signore, vedete, sta facendo, sapete perché? Allora, perché quello che mi ha dato da capire, gloria all'Altissimo, e quando il Signore mi ha dato da capire questo, fratelli, io non resistevo più nei miei panni, nei miei vestiti. Il Signore mi ha dato da capire questo. Vedi, l'Apocalisse l'ho mandata alle chiese e non quindi ai pastori di allora di quelle chiese, perché, come lui ci ha spiegato, perché quelle chiese custodiscano questo libro, che da essere spiegato da colui che l'ha fatto scrivere. Amen. E il Signore, sapete cosa mi ha dato da capire? Che questo è il tempo che il Signore fa tirare fuori, non a quei pastori di 2000 anni fa, ma alle chiese di 2000 anni fa, ma a quelle chiese di Efeso, Smirne e così via. Amen. Perché loro tirino fuori il libro che il Signore gli ha mandato, perché ora ne ascoltino la spiegazione. Fratelli, un irresponsabile, gloria a Dio, oh, Signore, gloria a Dio. Fratelli, io non sto a interrompere. Alleluia. Perché vedete come il Signore sta spiegando queste cose? Vedete il fatto dell'abisso? Dove era scritto? Dove si trova scritto? In tre giornalette di paperino? Nell'Apocalisse.
Alleluia. Amen. Nell'Apocalisse. E l'Apocalisse chi l'ha scritta? Chi l'ha fatta scrivere? E quando l'Apocalisse è stata fatta scrivere, a chi il Signore l'ha indirizzata? Alle sette chiese. Ora vedete, alleluia, il Signore mi ha dato da capire questo, vedi? Quindi pregate per me, fratelli, perché è molto delicato per me questo fatto. E perché il Signore continuerà a spiegare l'Apocalisse, amen, e per dare la possibilità ora alle sette chiese di questi ultimi tempi di ricevere la spiegazione. Come l'ha data Giovanni per scrivere, il Signore la darà a me, la sta dando a me, perché loro capiscono come sto capendo io. E non so quanti di voi state comprendendo. Amen. Perché non a tutti è dato da capire. Perché se venite qua e pensate a tanti altri cose, ignoranza, sasiti, esce e uscite. Amen. Ma se siete interessati alle cose di Dio, noi entriamo da ignoranti e usciamo da professori. Grazie all'ammaestramento, alla spiegazione del Maestro Gesù. Alleluia. Amen. Questo quindi è il motivo. Dice, ma questo più o meno l'avevamo capito, più o meno il Signore l'aveva detto. Sì, ma questa sera il Signore sta quindi in una maniera chiara dicendo che Lui farà, metterà in contatto. Alleluia. Non sappiamo come, questo non me l'ha ancora spiegato, metterà in contatto con me le sette chiese degli ultimi tempi. Amen. E qui mi fermo, perché così dice il Signore. E ti ci benedica. Alleluia. Amen. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Alleluia. Vogliamo, Signore, continuamente onorarti, Signore. E lo vogliamo fare in una maniera giusta, corretta, a te tanto gradita. Ti preghiamo quindi non fare che la nostra mente prevalga, Signore, in nessuna cosa, né nelle preghiere, né nelle lodi, ma sia lo Spirito tuo Santo a guidarci in ogni cosa, a far nascere i veri sentimenti e i veri pensieri del cuore. Alleluia, gloria te l'onda, alleluia. Perché, Signore, vogliamo stare in intima, perfetta comunione con Te, con Gesù e lo Spirito Santo, ora e sempre, in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Ho trovato nel cuore.
santissimo nome, alleluia, mi facci sempre camminare con te, mano nella mano, Signore, facci vedere le tue orme perché noi possiamo mettere i nostri piedi in esse, alleluia, gloria al tuo nome, seguire il tuo cammino, alleluia, in ogni cosa, con la tua gloria e per la tua gloria, ora e sempre in eterno, amen, amen.